Continuiamo con i rullanti più adatti a rock, hard rock e metal. Prossimo rullante è ancora un Tama, il Tama Signature di John Tempesta. Bellissimo, un Tama in ottone, 14x7, fusto spesso 2 mm di brass, quindi di ottone, con una cordiera a 42 fili. Questo rullante è una legna incredibile, cioè cerchi da castro, logicamente, rimshot pazzesco, corpo pazzesco, non suona troppo, quindi è bello controllato, ma ogni colpo che dai sul rullante è un massacro per le orecchie. Adattissimo per il metal, è un signature di John Tempesta, un picchiatore come lui, e non solo picchiatore, bravissimo batterista. Si è fatto fare un rullante veramente bello che secondo me si avvicina al bel brass come senso praticamente, quindi fusto spesso, cerchi die cast, c'è cioè un bel rullante pesante, importante. Io l'ho avuto per tanto tempo, l'ho usato, un bel rullante. È un rullante che ti apre in due, ti apre in due, buca il muro delle chitarre, dei bassi, fantastico veramente. Poi passiamo al Tama Lars Ulrich. Il Tama Lars Ulrich, fantastico, 14x6,5, con una grafica, è fatto proprio come se fosse una grata praticamente. Il fusto anche qui è acciaio, spesso 3 mm, quindi anche qua parliamo di un rullante molto pesante, importante, con un rimshot incredibile, cerchi die cast logicamente. Io ho avuto quello lì con i lugs più lunghi, l'ho venduto, ma non perché non sia un rullante, è un rullante bellissimo, un rullante veramente bello. Lasciate stare quello che avete sentito poi in Singlehanger, che non era quel rullante lì, logicamente. Poi Lars Ulrich aveva tolto la cordiera e suonava con un Ludwig Vistalite. Quindi parliamo di un'altra cosa completamente. Il suo signature è un rullante esagerato, ragazzi. Pacca incredibile. Corpo potente, pieno di bassi, bellissimo, bellissimo rullante. Non ci sta niente da dire. Veramente, io difatti probabilmente lo riprenderò. Anche se adesso il prezzo è abbastanza, si avvicina quasi ai 1000 euro. Penso 700 e qualcosa. Bel rullante davvero. È un rullante con un rimshot spaventoso. Poi mi viene, almeno quando lo comprai io, aveva già la control sound montata sopra, che secondo me è la pelle perfetta per questi rullanti, ma in generale per tutti i rullanti, soprattutto se suoni metal, hard rock, rock. Un altro bel rullante molto adatto al metal, hard rock e rock è sicuramente il Signature di Charlie Benante. È un fusto abbastanza canonico, cioè un 14x6,5, cerchi die cast, i lug sono quelli là piccolini, ha il simboletto Mosh degli Anthrax, è un rullante da una pacca incredibile, penso che sia spesso più o meno 1,2 mm, è tutto acciaio. Bel rullante, quello non l'ho mai avuto, l'ho solo ascoltato sui vari sample, e anche quello è un rullante che prima o poi ci metterò le mani su, perché è fatto veramente bene, è canonico perché praticamente parliamo di un rullante in acciaio, cioè se ne sono visti tanti, però sono sicuro che ci sorprenderà, eh. È un rullante adattissimo al metal, logicamente Charlie Benante è un batterista thrash metal, anche se si apre a diverse cose, però è un batterista thrash metal di fatto, spesso si è visto con le magliette di Madonna, di Britney Spears, è da apprezzare anche per questo, una mentalità molto, molto aperta.
Il suo rullante Signature è veramente una bestia, veramente una bestia. Qua parliamo sempre di rimshot molto potenti, corpo importante, grosso, bel rullante davvero. Vorrei, per quanto riguarda i metalli, chiudere con Tama, con una serie che secondo me ha avuto un grande successo, meritatissimo, e cioè il Tama Starphonic. Quale? Per me i migliori sono il Tama Starphonic in brass, bellissimo, 14x6,5, l'alluminium, fantastico, rullante devastante, devastante. E in sostanza sono questi i miei due preferiti. Mi piace anche molto il Maple, però ripeto, non è che il legno, io adoro il legno, però lo vedo poco adatto, soprattutto per il metal. Per il rock, l'hard rock ci sta, suono caldo, che a me è una cosa che piace molto. E molte volte è anche più pastoso, senza tutto quell'attacco che ha il metallo. Molte volte è la soluzione ideale. Però come rullanti in legno vi voglio nominare, secondo me, quello che tra i rullanti in legno, secondo me, scusate il secondo me ripetuto due volte, è il re, e cioè il Brady in Jarrah, legno australiano. Allora, il Brady, la marca Brady, e in particolare questo modello in Jarrah, io ce l'ho, è un rullante fantastico. Brady non fa più rullanti perché erano rullanti artigianali e il proprietario, il titolare della ditta, se non mi sbaglio, non c'è più, è rimasta la figlia. E quindi parliamo di rullanti che ad oggi hanno un prezzo esorbitante perché uno la lavorazione, perché parliamo di rullanti scavati nel tronco, cioè veniva tagliato il pezzo di legno e il rullante veniva ricavato scavando il tronco. Quindi sono rullanti spessi, rullanti potentissimi, potentissimi. Per me quelli sono veramente più adatti al metal. Tra l'altro, non tutti sanno che il Brady veniva usato anche da Charlie Benante, nel periodo dove la ditta Brady era più in auge. Tra i suoi endorser portava anche Charlie Benante, e non era l'unico. Io ce n'ho uno, me lo custodisco gelosamente. È un rullante incredibile, da una pacca a un rimshot pazzesco. Non ha i cerchi die cast, ha i cerchi tripla frangia. Però ragazzi, è un rullante che vi apre la faccia. Qua veramente il corpo del legno, che io adoro, il calore del legno, però l'attacco è tremendo. Sicuramente dato dal fatto che è un rullante praticamente un fusto unico, non ha giunture, è un unico pezzo di legno, quindi ti restituisce una pacca incredibile. Quindi nemmeno troppi overtones, eccetera, perché è abbastanza spesso, quindi è molto potente, ma più controllato. Ragazzi, il Brady ve lo nomino perché secondo me tra i rullanti in legno è il re. Però ha dei prezzi, perché adesso, non essendoci più Brady, i prezzi sono schizzati alle stelle. Già costavano molto. Io il mio l'ho pagato quando la Brady era in piena auge praticamente, e l'ho pagato 1.500 euro allora. Stiamo parlando del 2007-2008, non mi ricordo l'anno preciso. Rullante incredibile. Oggi però lo trovate a 4.000, 3.000, 3.500. Questi sono. Non vi voglio dire rivale, è il prezzo che ormai è il prezzo che ha raggiunto ormai, perché è un rullante difficile da trovare, bisogna stare attenti molto al marchio perché vi possono vendere dei Brady non originali. Però
quando vedete il marchio della Bredia, quel soldatino che suona il rullante da marcia, quando vedete quello stemma lì, quello sicuro è un Bredi originale, metallico, lo stemma metallico. L'hanno fatto anche in altri materiali, se non mi sbaglio era anche gomma, e per un periodo hanno fatto anche l'etichettina Bredi. Però, se dovete comprarlo, comprate quello con l'etichettina o metallica, scusate, con il soldatino praticamente. Che dire del Bredi? Io ce l'ho custodito gelosamente, non lo sto usando molto perché uso sempre il Ludwig. Questo per me è rullante top, ragazzi. Però i Bredi sono rullanti eccezionali. Il bello che sono fatti in legni australiani e quindi che non si trovano da noi. Il prezzo lievita anche per quello, la qualità del materiale, la lavorazione, il fatto che non se ne fanno più, quindi sono limitatissimi, se ne trovano pochi in giro. E quelli che si trovano, mi sono fatto un giro su Reverb. Sono a prezzi stellari, a prezzi stellari. Bene, sono questi i rullanti che mi sento di consigliarvi. Potremmo parlare per altre 2 ore di rullanti adatti al metal, però secondo me questi sono veramente il top. Sono veramente il top e soprattutto sono rullanti che io ho avuto, non provato. Perché provato, li puoi provare un attimo in negozio, ah bello bello, poi te lo senti in saletta e ti suona in maniera diversa. Questi sono rullanti che ho avuto sotto le mani per molto tempo, li ho suonati con le band, eccetera, quindi mi sento effettivamente di consigliarvi. Non vi potrei consigliare un rullante che ho solo provato, ok? Rullanti che ho avuto per anni, va bene? Allora, grazie per avermi ascoltato. Vi rimando al prossimo video. Vi saluto, buona giornata. Ciao.